gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Shue Shue 2023, i migliori prodotti tradizionali partenopei a Bologna. A pochi passi dallo stadio troverete mostarelle di bufala, provole e le imperdibili mostarelline affumicate alla brace, oltre a salumi, formaggi e olive. Non perdete l'occasione di assaggiare il vero paluastro napoletano o il custettiello, oppure scegliere fra i tanti prodotti da asporto. Shue Shue 2023 è a Bologna, in via Bastia 29C. Per informazioni e ordini 327-049-7905. Non dimenticate di seguire la pagina Instagram Shue Shue 2023. Radio 1909 presenta Teste di Calcio, tutti i giorni alle 12.30 con Michele Bettini. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Radio 1909 presenta Frank and Mark Goat Football. Conducono in studio Francesco Loretti e Marco Francia. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Questo è Frank and Mark Go to Football. Io sono Francesco Loretti, un po' giù di voce, ragazzi, infatti mi dispiace. Questa è la puntata di martedì 2 aprile 2024, tornati dopo le vacanze di Pasqua, dopo Pasquetta in cui c'è stata la partita del Bologna, ma prima diamo il benvenuto, anche il bentornato, anche a Marco Francia in collegamento telefonico. Ciao Marco! Ciao Frank, non farmi noioso, mi raccomando. No, non ti faccio, ti dipingono così. Hai questa tendenza a far tutti noiosi. È che ti dipingono così. Mi raccomando Frank, per favore cerca di andare oltre gli stereotipi e non farmi noioso, ok? Grazie. Allora, devo dire che oggi devo riuscire a... insomma, connettere questa forte allergia al fatto che devo stare anche in regia. Quindi ora mi soffierò il naso. Dai il benvenuto, dai il bentornato a non so chi, però insomma, ieri il Bologna ha vinto, Marco. Io ti lascio subito la parola, poi dopo farò anche io il mio commento. 3-0 secco sulla Salernitana, sempre più ultima. È un Bologna che insomma, è incredibile, c'è una squadra veramente pazzesca. Sì, beh, ieri tutto all'apparenza molto molto semplice, un po' forse anche non solo all'apparenza, perché la Salernitana è davvero poca, pochissima cosa, il Bologna ieri l'ha fatta sembrare ancora meno. Come spesso accaduto nell'ultimo periodo, le uniche occasioni degli avversari sono nati su nostri errori in fase di impostazione e dal basso, penso in particolare a quella di Simi nel primo tempo, ma poi c'è stata anche quella di Candreva nel secondo. Insomma, lì bisognerà stare un pochino più attenti quando affronteremo anche avversari più forti della Salernitana, però insomma, per il resto il Bologna è sempre in controllo, ha iniziato con grande voglia e energia la partita, non ha per nulla sbagliato l'approccio, si è un po' rilassata dopo il gol bellissimo di Orsolini, però insomma ha sempre tenuto le redini del gioco in mano, non che con questa Salernitana fosse particolarmente complicato, però insomma il Bologna ha fatto la partita che doveva fare. Dopo il gol di Salimakers poi non è stata proprio questa gran partita di calcio, ma non per colpa del Bologna, assolutamente gli avversari erano quelli che erano, il cambio in panchina non ha dato una gran scossa, e poi vabbè, in questo momento il Bologna è probabilmente l'avversario meno indicato ad affrontare che si vuole provare a ripartire. Nel finale è arrivato anche il gol di Kovjanis, di Lichovjanis,
Un po' noiosetto anche lui, devo dire, anche se poi dopo il gol si è lasciato andare. E il 3-0, insomma, la buona notizia è poi arrivata anche dalla Roma, che non è andata a vincere a Lecce, ma adesso Frank dobbiamo guardare per forza, noi lo dicevamo già prima, ma per forza dobbiamo guardare avanti, perché la Roma è dietro quanto? 6 punti? No, 5 punti, mi ricordo. 5 punti e la Juventus è avanti 2. Juventus che gioca stasera, sì, l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio. Juventus che sarà la prossima squadra di Thiago Motta, come ormai tutti ripetono oggi in maniera sì, ossessiva. Quindi noi godiamoci queste ultime partite di Thiago ad allenatore del Bologna. In ogni caso, io vi ricordo prima i numeri di telefono per interagire con noi, che in realtà è solo uno, perché il numero di telefono per le chiamate è occupato oggi da Marco. 347-866-1542 per i messaggi, ovviamente anche messaggi vocali, due vocali che sono già disponibili. Io, insomma, primo tempo, anzi primi 60 minuti giocati in maniera impeccabile dal Bologna, veramente, non una sbavatura se non quel passaggio di Orsolini arretrato, che poi, su cui poi è intervenuto Simi. E fortunatamente ha sbagliato il gol del pareggio, bravo anche Ravaglia. Però per il resto veramente Bologna perfetto, solite trame di gioco, il solito Calafiori che è regista della squadra, che tocca tantissimi palloni, e poi anche dopo... lui purtroppo già la Juve, però sì, va bene, vai avanti, scusa. E poi dopo una grande partita dei due esterni, due grandissimi gol che sono arrivati nel primo tempo, prima di Orsolini, poi quello di Salamakers. Qual è il più bello? Secondo me è più bello quello di Orsolini, Marco. Anche secondo me, perché c'è nel complesso c'è il lancio di Calafiori, lo stop di Orsolini, diciamo la sterzata per rientrare verso l'interno, si allontana dalla porta, colpisce uscendo dall'area di rigore, anche se era al vertice praticamente, col sinistro a giro, il secondo palo, la distanza anche maggiore, c'era anche una sorta di opposizione da parte del difensore avversario, non mi ricordo chi fosse in quel Pellegrino. Momento. Pellegrino, ok, e invece Salamakers non lasciava tirare da solo, detto che fa una conclusione perfetta, insomma, il povero Costillo non ha potuto nulla neanche sul tiro di Salamakers, che gli ha girato. No, Giroud purtroppo non ha potuto fare niente sui due gol, sì. Ma anche sul terzo sì, di Lico Giannis, che comunque ha tirato con il piede debole, si è visto che ha calciato con il piede debole, perché per come si è preparato il tiro, proprio se è classico giocatore che si prepara il tiro con un piede con cui non sa calciare o comunque non è abituato a calciare, però l'ha piazzata veramente bene, di giustezza, la palla bacia il palo, poi dopo entra. Comunque un Bologna quasi perfetto, nel senso che secondo me il secondo tempo è stato gestito molto male, se voglio fare questa critica, perché comunque c'è stato il rischio di trovarsi 2-1 in maniera totalmente inspiegabile, perché si esce un po' troppo presto dalla partita, si cerca di addormentare la gara un po' troppo presto, e secondo me il Bologna deve imparare un po' questa cosa, ovvero sei sopra 2-0, provi a fare il terzo, finché non ci riesci continui a giocare, perché comunque la Serie A è un campionato difficile, se la Salernitana segna il 2-1 si carica e non sai mai che cosa può succedere nei restanti minuti, perché Candreva al 79esimo ha avuto un'occasione clamorosa per segnare il 2-1, fortunatamente ha sbagliato lui, è stato bravissimo Ravaglia, però io avrei gradito nel caso trovarsi per un quarto d'ora a soffrire contro la Salernitana. Sarebbe stato come è stato all'andata, esatto, come è stato all'andata, sarebbe stata una cosa molto molto brutta, quindi partite così magari si cerca di chiuderle definitivamente un po' prima, senza dover pensare al fatto che se prendi gol soffri, perché se sei 3-0 e prendi gol non succede niente, se sei 2-0 e prendi gol invece cambiano le carte in tavola, Marco.
Sì, capisco quello che dici, anche se insomma siamo un po' viziati in questo Bologna. Ormai vogliamo proprio che si comporti da grandissima squadra, quale del resto è. Sì, anch'io un po' mi sono innervosito ieri quando si cercava da un lato di fare possesso palla esasperato, insomma anche un po' inutile. Solo per far trascorrere il tempo, dall'altro c'erano invece altri giocatori in campo che si lanciavano con troppa facilità davanti per cercare la gloria personale, come si dice in questi Sì. casi. Insomma, però mi rendo anche conto che sul 2-0 contro una squadra ultima in classifica che stai dominando possa un pochino venir meno la concentrazione massima. Mi è piaciuto che Motta non abbia, come fanno molti allenatori, anche in maniera un po' finta, cercato di calcare sul fatto di questa gestione non perfetta della parte finale della partita. Abbia fatto, perché sono un po' cose un po' pesantine da ascoltare sempre, sempre trovare il pelo nell'uovo, però è giusto, cioè, insomma, quello che dici tu è corretto. Aravaglia ha fatto una gran parata su Candreva. Se lì Candreva segna, poi sai rientrare in partita una squadra che ne è praticamente uscita. Devi rientrarci tu, che un pochino con la testa magari sei altrove, però da un certo punto di vista poi è anche normale che in un contesto come quello di ieri una squadra possa non essere perfetta nella gestione. Sì, Però ci sì. può stare, ci può stare. Ci sono determinati Siamo a fattori che fine potevano portare a stagione. questa cosa. C'è stata la sosta, c'è stato un periodo in cui diversi giocatori non si sono allenati con il gruppo, si giocava contro una squadra dai mezzi super limitati, dalle motivazioni mi è sembrato forse anche un po' scemate. E Decisamente. poi sì, ti trovi 2-0, ci sta, è una cosa che succede. Sicuramente, non voglio sicuramente essere pesante né bacchettone, solo che, sai, se mi ritrovo quarto in classifica, sono esaltatissimo. Ogni cosa mi può portare delle preoccupazioni, quindi sono super preoccupato. Se magari anche contro la Salernitana riusciamo a chiudere la partita prima possibile, e non soffriamo, insomma, io sono più tranquillo. Ecco, tutto qua. Le mie preoccupazioni Capisco, derivano solamente capisco. dalla posizione in classifica e da quanto di buono stia facendo il Bologna. Quindi ecco, tutto qua. C'è un audio di Simone che mettiamo in diretta, anche perché mi devo risoffiare il naso, ragazzi. Stamattina sto veramente male, mi dispiace, mi Bene. scuso con tutti e sto malissimo. Simone. Ciao ragazzi, sono Simon. Nella giornata in cui secondo me Ferguson fa forse la sua peggior partita, ma ci sta perché è sempre andata a mille, una grande partita invece di Ebischer e una grande partita di Salemakers, condita poi da un gol veramente molto bello. E ieri è stato un buon Bologna, ma non un ottimo Bologna, secondo me. Si è verticalizzato poco e quindi si vedono anche dai tiri in porta, che in realtà abbiamo fatto 3 tiri in porta, 3 gol, però abbiamo tenuto la palla poi il 70%, ma non c'era dubbio, anche perché teniamo il 70% della palla contro l'Inter, figurati contro la Salernitana. Ieri, mancando, diciamo, l'apporto di Ferguson solito che lui dà, si è verticalizzato secondo me poco. Odgaard spesso si è proposto per tagliare verso l'area, ma nessuno gli dava il pallone, un po' perché non c'erano gli spazi e si chiudeva la Salernitana molto indietro, un po' perché a centrocampo non abbiamo verticalizzato come al solito. Però ieri giornata meravigliosa, perché abbiamo fatto 3 punti, la Roma ha pareggiato, la Juve di merda ha perso, No, ci e quindi dissociamo. siamo lì, Ci siamo lì, fermiamo. siamo in zona, andiamo in coppa, ma non si dice dove, ma andiamo in coppa, dai. Comunque, niente, così, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Vai, Marco.
Ma abbiamo un po' risposto già prima, adesso non, ripeto, non vorrei far passare questo inizio di trasmissione come un eccesso di lamentele per la presentazione del voto di ieri, che è stata comunque sufficiente. Però sì, non è stato, ma secondo me è stato più per colpa degli avversari che per colpa della Salernitana, cioè non è stata una partita fantastica quella del Bologna, perché comunque giocavamo, non so come, non voglio essere neanche rispettoso nei confronti della Salernitana, ma se giochi contro dei morti viventi, calcisticamente parlando, fai anche più fatica a rimanere lì nella partita. Ieri veramente il Bologna appena, cioè il pressing della Salernitana lo batteva così, con uno schiocco di dita. Se voleva, insomma, tante volte ha sbagliato le scelte, il Bologna, insomma, i giocatori del Bologna hanno sbagliato la scelta migliore in fase di finalizzazione, insomma, di assistenza per la finalizzazione di un'azione, forse perché c'erano troppe scelte, cioè erano situazioni che non erano abituati a vivere i giocatori del Bologna, perché veramente la Salernitana lasciava tante possibilità all'attacco del Bologna. E la partita di ieri, con un attimino più di cattiveria sotto porta, con un pochino più di attenzione, di feroce, poteva finire anche 4-5-0. Il Bologna ha perso veramente tante occasioni potenziali per fare gol ieri. Magari il conto di occasioni, insomma, i famosi expected goals non sono altissimi, ma con un briciolo più di cattiveria sotto porta, di cattiveria in fase di assistenza, veramente Bologna ieri poteva creare i presupposti per fare almeno altri 2 o 3 gol. Però, ripeto, è una partita che va un po' così. Ricordiamoci sempre che è mancato per i primi 60 minuti il giocatore più forte di questa squadra, quello quantomeno più decisivo, che poi è entrato nel finale, Zirkzee ovviamente, immagino anche, insomma, per cercare di fargli fare qualche minuto per vedere, insomma, come stava in vista delle prossime partite a partire da Frosinone. Su Ferguson, Ma io su Ferguson non sono così d'accordo. Comunque, per me neanch'io sono ha così fatto una buona d'accordo. partita. Cioè non si è visto tanto, ma Non ce n'è stato sì, bisogno, quindi esatto. si è Cioè, tenuto sono. per altre occasioni. Anch'io, insomma, non ho visto Ferguson così negativo. Certo, non è stato il miglior Ferguson visto a Bologna, ma ripeto, non ce n'è stato neanche bisogno, quindi non, è rimasto lì, cioè, pronto ad attivarsi nel caso ce ne fosse bisogno, probabilmente, però del Ferguson dell'Ax ieri non c'era bisogno, quindi probabilmente si è anche un pochino tenuto, e anche questo è comprensibile. Siamo a fine stagione, bisogna anche gestire un po' l'energia. È vero che il Bologna non giocava da 2 settimane, ma insomma, adesso bisogna prepararsi a questo sprint finale. Capisco che avanti 2-0 contro l'ultimo in classifica la squadra possa alzare un po' il piede dell'acceleratore, insomma, ci può stare. Non andrebbe fatto, ma è normale che possa succedere. Il mio personalissimo migliore in campo è Calafiori, ieri che ha fatto per l'ennesima volta una partita Però strabiliante. purtroppo è già diretto a Torino anche lui. Esatto. Ciao. Thanks. C'è una brutta notizia che non è riguardo alla partita di ieri, però purtroppo Sambeu che ma si è fatto male sabato, mi pare. Si è fatto male sabato. Restano comunque da capire in maniera specifica le sue condizioni. Giocatore che potrebbe saltare anche le prossime due, oltre a quella di ieri. Potrebbe saltare la partita contro il Frosinone fuori casa e anche la partita contro il Monza in casa. Vado a leggere il messaggio di Sighi. La cosa che mi ha Se non stupito. manca nessun altro, perdonami, senza pesante, quella di Beut, ma riusciamo a farci fronte. Se non manca nessun altro, speriamo non manchi nessun altro. Sicuramente, però, ecco, è un giocatore, è uno di quelli Ah, che è no, stato certo. sempre insostituibile per il Bologna, uno dei pochissimi che ha giocato veramente praticamente tutte le partite, quindi è comunque No, un'assenza è piuttosto fortissimo, però pesante. se giocano Lucumi e Calafiori, abbiamo questa squadra qui, possiamo stare tutto sommato tranquilli.
e comunque anche se non ci mancasse qualcuno di loro, in qualche maniera probabilmente ce la riusciremo a creare, sotto un po' centrale, non lo so. Però insomma, speriamo che Beltrame possa tornare il prima possibile, assolutamente. Vai, consigli. La cosa che mi ha stupito di più di ieri è Thiago, che alla domanda quale gol ti è piaciuto di più ha risposto quello di Lico. Non perché fosse il più bello, ma perché lo ha fatto un giocatore poco impiegato. Mia personale lettura. Questo la dice lunga sul gran lavoro psicologico che fa questo allenatore sul gruppo. Beh, direi che non è il più bel gol, probabilmente, cioè sicuramente non è il gol più bello, anche se l'azione comunque è stata ottima, è stata una bellissima bello. Azione ed è stata conclusa in maniera impeccabile dal terzino greco, però sì, ecco, lui ci tiene a sottolineare il gol di Nico Iannis, perché comunque è un giocatore che viene impiegato meno e quando è stato impiegato si è sempre fatto trovare pronto, almeno dal punto di vista dell'impegno e di quello che è messo all'interno della partita, è sempre impeccabile. Poi tecnicamente secondo me ieri non ha fatto una gran partita, devo essere sincero, ha sbagliato diversi palloni, comunque è stato un po' falloso dal punto di vista tecnico, però comunque è un giocatore che il suo cerca sempre di metterlo, spesso ci riesce e ha anche segnato un bel gol, quindi sicuramente il lavoro psicologico che fa l'allenatore fino a qui è praticamente, cioè, non si può dire niente, quasi proprio praticamente perfetto. Sì, sì, poi guarda, nella conferenza stampa di sabato Motta proprio esplicitato quello che già tutti sappiamo, ma lo ha fatto in maniera evidente, esplicita, appunto, alla domanda su Calafiori, mi sembra che sulla duttilità di Calafiori, Motta ha detto: mi piacerebbe avere tutti i giocatori in grado di giocare in tanti ruoli, perché questo mi permetterebbe di averne meno e di avere meno difficoltà a far sentire tutti coinvolti. E secondo me questa, proprio anche quando Motta fa scelte all'apparenza incomprensibili di formazione, forse non solo all'apparenza, insomma, quando magari decide di far giocare o di far entrare giocatori che non sono quelle che probabilmente sarebbero le prime scelte per qualità, lo fa con uno scopo preciso, che è quello di far sentire tutti coinvolti nel gruppo, e questo gli permette poi di avere una qualità di lavoro migliore durante la settimana, di appunto avere una coesione all'interno del gruppo superiore, e questo secondo lui è un must assoluto, cioè una preoccupazione. La prima preoccupazione probabilmente nella gestione del gruppo che ha Motta, e quindi insomma, quando vediamo entrare Corazza e Empoli sullo 0-0 diciamo: beh, perché Corazza? Quando vediamo impiegati, insomma, certi giocatori che ci sembra inspiegabile vengono impiegati dall'inizio certe partite, la motivazione lo sapevamo già, ma insomma l'ha esplicitata lui sabato, è quella lì, per far sentire tutti parte del gruppo. E il gruppo del Bologna è un gruppo assolutamente coeso, e questo è merito ovviamente del lavoro di Thiago Motta a tutti i livelli. Comunque, quando i giocatori vengono chiamati in causa, chi con qualità tecniche migliori, chi un pochino più indietro rispetto ai compagni, comunque tutti si fanno trovare presenti e non fanno mancare il massimo impegno. Insomma, questo è veramente un grande merito di Thiago Motta, al netto insomma che poi certe scelte possano piacere o meno. Prego. So che a te alcune scelte non piacciono per niente a volte, però bisogna sempre fare lo sforzo di capire che Motta lo fa a quello scopo lì. Poi certi giocatori sono indubbiamente più coinvolti, su alcuni giocatori Motta si può farne a meno, se può non farne a meno non ne fa a meno. Però insomma cerca di far sentire tutti più o meno alla stessa maniera parte del gruppo, insomma, di questo gruppo che sta ottenendo risultati straordinari, per certi versi inattesi. Insomma, tu Frank ti aspettavi il Bologna al sesto posto a inizio anno, io non pensavo potessimo arrivare così in alto, invece siamo addirittura quasi a tiro del terzo posto, quindi che stagione. Una stagione indimenticabile per tantissimi
tantissimi motivi. Sì, sicuramente ci sono state delle partite in cui io sono rimasto attonito per le scelte che l'allenatore ha deciso di mettere in pratica, però sì, è ovvio che sono cose che rimangono in quelle partite. Ecco, io credo che le mie critiche comunque sono state mosse sempre per un motivo, detto che ho una stima infinita del nostro allenatore, l'ho sempre dimostrato, l'ho sempre detto dal giorno zero in cui è arrivato qui, anzi, prima ancora che arrivasse qui, lo stimavo ai tempi in cui allenava lo Spezia. Quindi io sono contentissimo che il nostro allenatore sia Thiago Motta e come potrei non esserlo, dato che il Bologna è quarto in classifica, da solo, a più 5 dal quinto posto, a meno 2 dal terzo posto. È una stagione proprio che nessuno si poteva aspettare, nessuno si sarebbe mai aspettato, con gioie continue, con vittorie continue, ragazzi. Cioè, allo stadio si sono viste, mi sembra, boh, 12 vittorie. Adesso non mi ricordo l'andamento preciso, però il Bologna sicuramente Forse anche 13. In casa è, forse anche 13, esatto, in casa è la squadra migliore che ci sia dopo l'Inter. Ecco, 12 vittorie, no, 12 vittorie, A due 12, pareggi sì. e due sconfitte per il Bologna. Diciamo Sconfitte che, contro le prime due della classifica. esatto, mancano tre partite in casa e al momento il Bologna ne ha vinte 12 su 14. È una roba incredibile. Sì, su 14, su 16 ovviamente. È una roba incredibile questa stagione. Ci sono altri messaggi, vado a prendere i vocali di Carlo. Anzi, facciamo una cosa, lo facciamo dopo la pausa, dato che sto così così. Pausa, poi dopo Carlo, poi dopo anche altri messaggi. Ci sentiamo tra poco. Tra poco. Stai ascoltando Radio 1909, in direzione ostinata e contraria. Radio 1909 presenta Saltatempo, tutti i lunedì alle 17 con Giuseppe Mugnano. Radio 1909 Spot. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00. 153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati. L'intero palinsesto di Radio 1909 è gentilmente offerto da La Fotocroma Emiliana, via Sardegna 30, Osteria Grande, Bologna. Voglio una peppa, oh, sa ciappa di un budel e porta la Pcaridi di Dumegar. La Pcaridi di Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. La trovate in via Idice 155 a Monterezio. Per info e prenotazioni 051 92 9919. La Pcaridi di Dumegar. Stile classico? Non piace. Stile gotico? Non piace. Stile etnico? Non piace. E stile Pepè? Sì, non piace. Pepè ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepè. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante. Pepè e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Bella
Lega. Sono Potre, tessera 75. Sono qui per ricordarvi che dovete assolutamente fare la tessera per Radio 1909. Dai, Frank, dai, fate la tessera a Radio 1909. Chi non fa la tessera a Radio 1909 è un Pavel Nedved. Allora, oh, fatemela sta tessera, oh, dai, e forza Bologna! Francesco Loretti e Marco Francia presentano Frank and Mark Go to Football tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 9 su Radio 1909. Stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria. Nuovamente in diretta, seconda parte di Frank and Mark Go to Football, qui sempre su Radio 1909. Ci sono altri messaggi, c'è anche Marco Francia ovviamente in collegamento telefonico come prima. Ciao Marco. Ciao. Perfetto. Allora, ci sono. Altri? Sì, certo, ti sentiamo forte e chiaro. Ci sono altri messaggi, signor Carlo, che ieri era allo stadio, quindi grandissimo signor Carlo. Impossibile che il signor Marco Francia possa risultare noioso a livello del mare. Non lo so in montagna, perché a volte ci sono delle... Saluto tutti, grazie. Bel messaggio, devo dire, bello. Siamo viziati, è verissimo. Io so per certo che la Salernitana non voleva venire a Bologna, almeno non per mezzogiorno, per la mezza, Candreva per primo. Non lo so, bisogna andare avanti così, non so più che cosa dire. Saluto tutti. No, l'avevo detto, ecco, questo è quello di... L'avevo detto che il Bologna era forte e Motta ci sapeva fare. E saluto tutti ancora. Un altro bellissimo messaggio del signor Carlo che diciamo ha mandato 49 secondi complessivi di audio, veramente impeccabili. Grande Carlo, grandissimo. Allora Pierluigi, ma tu capisci il livello? Vinciamo 3-0 e troviamo dei difetti, siamo proprio abituati bene. Sì, alla fine un po' il succo del discorso è questo, no? Che il Bologna ieri vince 3-0, domina sostanzialmente per tutti i minuti della partita, però qualche cosa da trovare c'è sempre. Ieri io personalmente ho trovato un po', non frustrante, però mi stavo preoccupando, iniziavo a vedere il Bologna che iniziava a girare. Ma no, io non mi sono mai preoccupato. Sono troppo, ci tengo troppo e quindi vedo che c'è qualcosa che può minare queste cose qua, allora impazzisco, vado fuori di testa. Ieri vedevo il Bologna che teneva la palla in difesa, poi ero allo stadio, quindi alcune cose si vedono in maniera diversa e le vivi molto più preoccupato, perché sono distanze diverse, non capisci bene appunto quello che effettivamente sta succedendo, e quindi sono vero preoccupatissimo a un certo momento. E ho detto, adesso ecco, stai a vedere, adesso lo prendiamo, prima o poi lo prendiamo, lo vogliamo prendere a tutti i costi. Poi c'è stata l'occasione di Candreva, quindi ero preoccupatissimo, però probabilmente perché io sono un po' esagerato. Comunque sì, in effetti un pochino sì, Frank, sì. Sicuro, detto sicuro. Che anch'io fino all'inizio del secondo tempo, quando ho visto il Bologna entrare in campo tra sorrisoni e quant'altro, ho detto boh, saremo pronti. Poi in realtà il Bologna è iniziato benissimo anche al secondo tempo, quindi c'è anche una leggerezza che però non significa una mancanza di concentrazione nella partita. Poi è evidente che nel finale il Bologna abbia un po' sfarfallato, dai, ma ripeto, ci sta. Cioè, tu giochi contro l'ultimo in classifica, sei avanti 2-0, ci sta che un pochino alla fine, a 8 giornate dalla fine del campionato, poi non dovrebbe succedere, però ci sta. Io essenzialmente non ho mai temuto che il Bologna
a niente dell'occasione di Candreva potesse perdere la partita di ieri. Però capisco anche che, diciamo, con un sottofondo di apprensione come quello che hai vissuto tu, potesse esserci un pochino di nervosità. A me rompeva che non andassimo a fare il terzo gol, cioè che ci fosse un po' una parte della squadra che voleva andare a fare il terzo e un'altra parte che invece sembrava resistere a questa tentazione. Anche perché comunque fare gol, cioè, aiuta sempre, cioè è bello fare gol e poi gonfiare le proprie statistiche è una cosa estremamente positiva. Ieri magari se il Bologna aveva un atteggiamento nel complesso più offensivo, Joshua avrebbe potuto fare gol o anche due gol, quindi cioè aiuta sì, sicuramente. Michael, dai che siamo bellissimi, andiamo a prenderci i gobacci, scrive alla nostra diretta: voglio continuare ad annoiarmi tra virgolette guardando un dominio totale così in cui è il Bologna a dettare i ritmi sapendo bene quando accelerare e riposarsi. Spettacolo in caps lock, sì, è bello annoiarsi così nel secondo tempo, è effettivamente bello. Dall'altra parte però sapete cosa ne penso io, ma cosa ne pensa anche Marco. Igor, ti fermo un secondo sul messaggio, andiamo a riprendere la Juve, ne approfitto, andiamo a vedere anche un po' il calendario della Juve, detto che insomma sono una squadra orribile in questo momento da vedere giocare. Me la vedremo giocare anche questa sera alle 21, come detto prima, andata di Coppa Italia contro Lazio in casa per la Juventus, che avrà il ritorno il 23 di aprile. Nel mezzo giocherà in casa contro la Fiorentina, in trasferta, tra virgolette, anche se è un altro stadio, il derby contro il Torino, e una trasferta a Cagliari, che all'apparenza può sembrare un turno non difficilissimo, ma comunque quando giocano con squadre che si devono salvare non è mai facile. Poi dopo la presa di Coppa Italia, gioca, ospita il Milan, va a giocare a Roma con la Roma, ospita la Salernitana, che sono tre punti all'apparenza scontati, viene a giocare qui alla penultima di campionato e poi ospita il Monza. Probabilmente non avrà più nulla da chiedere, ma non penso che per caratteristiche sia una squadra che regali. Quindi non è un calendario così facile, tolta Juventus Salernitana, a maggio il Bologna e a maggio la Juventus gioca contro di noi, gioca contro la Roma in trasferta, tutte e due in trasferta. Sì, non è un calendario comodissimo. Ecco. Subito primo ospita il Milan, insomma, visto che ha fatto 7 punti nelle ultime 9, se non ricordo male, insomma, noi probabilmente abbiamo un calendario non facilissimo, ma un pochino più semplice, ma più che altro siamo proprio un treno in corsa lanciato contro un camion guidato da figli, quindi che non va avanti. Scherzo, sì, non te la prenda. Quindi insomma, diciamo che la Juventus non ha un calendario semplicissimo. Adesso anche la Roma avrà qualche grattacapo in più dal calendario. Roma che ieri è riuscita a portare a casa un punto da Lecce, non si sa bene come, insomma. Sì, incredibile. È brava a non prendere gol la Roma. Beh, oddio Marco, no, è brava a non prendere gol. 27 tiri del Lecce, di cui tipo 21 nel primo tempo, è stata una roba imbarazzante. No, 16 nel primo tempo. Vabbè, imbarazzante il primo tempo del Lecce, veramente, dove ha avuto 4 occasioni nitide per segnare, non, nessuna di queste 4 è andata poi a buon fine, ma ne ha avute anche altre, un po' meno clamorose, ma è stato veramente un dominio quello del Lecce. Il gol che ha detto Dorgu nel secondo tempo, che era da solo in area di rigore, l'ha incrociato e riuscito a metterla fuori. Poi alla fine anche la Roma ha sbagliato un'occasione con Aouar, molto 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 ghiotta, importante, però veramente la partita del Lecce è stata ottima contro una Roma che invece a livello difensivo ha concesso tantissimo proprio. Non è la prima volta che guardando la Roma vedo la Roma concedere così tanto e non prendere gol. Mi viene in mente la trasferta di Frosinone, a proposito anche di nostre trasferte. Lì nel primo tempo la Roma fosse stata sotto 1-2-0, nessuno avrebbe trovato nulla da dire, invece si è trovata avanti 1-0 grazie al bel gol realizzato da Oisen, che anche ieri ha dimostrato di essere un gran fenomeno. Sapevo che subito ha giocato molto male, cioè
sbaglia tantissimo. Però comunque, vale 515 milioni di euro. Certo, e rivale fino all'ultimo centesimo. Messaggio, intanto mi chiamano da Roma, sentiamo cosa vogliono dirmi. Chi è che ti chiama da Roma? Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì? Buongiorno, mi chiamo Daniel e la contatto da Timo Telecom Reparto. A chi è? Ma cos'è? Sono un nostro consulente per valutare i nostri profili commerciali. No, grazie, non sono interessato, sono al lavoro, mi dispiace. Non posso stare al telefono, grazie. Ma chi era, la Juve che cercava di comprare anche te? Non lo so, mi chiamavano da Roma, quindi magari si erano offesi e vabbè. Però no, non era Roma, era un'offerta non lo so di che cosa. Sarà Roma, uno di quei numeri che sfruttano, mi sono registrato ai siti e non hanno il GDPR. Vabbè. Ma non se ne sbattono altamente le palle. Roma che giocherà il derby il prossimo fine settimana, poi avrà l'andata dei quarti di Europa League in trasferta con il Milan. Andrà a giocare a Udine, poi ritorno dei quarti di Europa League, sì. Poi affronterà noi, quindi ci affronta con un bel po' di partitine alle spalle, poi va a giocare a Napoli, in casa ospita la Juventus, va a giocare a Bergamo, poi gioca in casa contro il Genoa, vedremo che Genoa sarà, insomma. Così, e poi va a giocare a Empoli, vedremo come sarà messo l'Empoli. Adesso andiamo a confrontare tutte le partite del calendario, arriverà anche Sabasa tra pochi minuti e volevo tenermi la parte finale, anche un po' di questa parte, per parlare appunto per confrontare i calendari e per capire anche quanto può essere la quota Champions. Io ho rotto le uova nel paniere. Considerando quello che ha fatto il Bologna fin qua, si può provare a vedere un po' quale sarà la quota per accedere che può garantire l'accesso alla Champions League, quarto e anche magari quinto posto. Leggo il messaggio di Igor che scrive: Motta, ovvero Thiago Merlino, è un mago. Direi che sono d'accordo con te. Beh, direi che Carlo sia tornato su ottimi livelli, scrive Marchino Salus, e poi ci sono proprio due messaggi vocali di Carlo pronti per essere ascoltati. Sentiamo Carlo. Allora ragazzi, mi diverte molto la deriva del fatto che sommano tutti alla Juve e noi facciamo la voce molle, molto divertente. Bisogna sperare che la gobba arrivi qui, che non vada in Champions, per cui dopo Motta si trova in dubbio su cosa fare e dopo arriva Saputo con la sua faccia rassicurante, gli occhi splendenti. E dopo è divertente, no? Bisogna tifare anche per la Roma, che arrivino davanti alla gol. È un altro bel. No, io per la Roma non tifo, nel dubbio. Ah no, perché poi dobbiamo fare l'upgrade. Quella dopo, perché dopo Saputo fa l'upgrade. No, non è l'upgrade, quello lì. Fa una cosa che dopo lui, Motta lo capisce. Sta andando bene oggi, mi sembra sì, oggi. Sì, sì. Allora, la chiamata da Roma non so chi sia, ma verrà presa da Kita per molto tempo. Ma dov'è Carlo? È in bicicletta, non lo so, che casino comunque. È venuto il mal di testa, i suoi messaggi vocali disturbati dal vento. La Juventus deve stare anche attenta davvero, perché se continua così non arriva neanche tra le prime 5. Infatti. Vedremo anche stasera cosa farà, perché insomma la Coppa Italia rimane, insieme alla qualificazione in Champions, l'ultimo obiettivo di questa stagione della Juventus, che è diventata horror negli ultimi due mesi. Speriamo che continui così. La Coppa Italia spero probabilmente è la squadra che spero vinca la Coppa Italia. No, sì, io preferisco vincere l'Atalanta, se devo scegliere. Sì, va bene. Se lo merita anche di più. Però, insomma, ecco, stiamo a vedere cosa succede stasera. Marco, tu cosa speri che vinca? Quindi speri che vinca stasera? La Juve? Sì.
Perché cioè, preferisci Sì, che vinca? io spero che vada avanti, Marco. Oh, ma, però se non vincesse si deprimerebbe ancora di più. Sì, è vero. Cioè, rimarrebbe nella melma, diciamo così, ancora di più. Però io ti dico, ero sorpreso che la Juventus fosse così avanti in campionato per il livello di gioco che esprimeva, però adesso sono altrettanto sorpreso che stia facendo così schifo, perché insomma Beh, certo, questi risultati. non ha una squadra straordinaria, però per fare solo il campionato insomma, dovrebbe riuscire a certe partite a vincere, invece proprio anche l'altra sabato sera ha perso all'ultimo secondo, all'ultimo sospiro contro una Lazio che Tudor ha messo in campo molto, molto quadrata e guardinga, però niente di particolare neanche la Lazio sabato sera. Comunque la Juventus anche, forse giocando anche alcune partite migliori rispetto a quelle della prima parte di campionato, è uscita spesso sconfitta in questa fase, insomma, in cui evidentemente manca anche della fiducia. Speriamo che continui così. Io sinceramente stasera spero che non vinca. Non che magari esca dal, cioè, insomma, tipo che pareggi, No, che rimanga tutto aperto, ma che non vinca, perché così rimangono sfiduciati, ecco. Rimangono un tono basso dell'umore. In casa Juve, secondo me, sarebbe positivo. Però noi pensiamo noi stessi, poi pensiamo a vincerle tutte come stiamo facendo. Quanti punti ha fatto il Bologna nel girone di ritorno, Frank? Allora, nel girone di ritorno il Bologna, se si riesce a vedere, vediamo. Perché cioè, le abbiamo vinte tutte? Ah no, beh, basta capire quanti ne ha fatti, basta ricordarsi quanti ne ha fatti nel girone d'andata, mi sembra 32, no? Nel girone d'andata il Bologna ne ha fatti, vado a memoria. Adesso il Bologna è a 57, quindi 25 nel girone di ritorno È possibile. dopo 11 partite. 25 punti in 11 partite. Per noi, a parte la sconfitta di Cagliari, la sconfitta con l'Inter, il pareggio col Milan, mi sa che le abbiamo vinte tutte le Eh sì, certo, certamente, le abbiamo vinte tutte altre. perché il Bologna Fa impressione, però, nelle ultime 9 partite, 10 partite ne ha vinte 9, mi sembra. eh sì. Aspetta, che le sto contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ne segno io vinte da Cagliari in avanti. Quindi abbiamo fatto 24 punti, torna 25 punti, perché c'è anche il pareggio di Milano. Torna quindi, sì, come avevi detto tu, 32 più 25 fa 57. 25 punti in 2, 4, 11 6, partite. in 11 partite, sì. Non E so, sono sono un numeri. discreto risultato, sono un No, discreto secondo me va risultato. ricordato, perché cioè, nel senso è una roba che, boh, chi l'ha mai vissuto? 25 punti in 11 partite di No, ritorno. una roba da scudetto, cioè le squadre che vincono gli scudetti fanno 25 punti in 11 partite. Le due partite che hai perso, le hai perse in casa con l'Inter, dominando il secondo tempo, lasciandoli chiusi nella loro metà campo. È vero che avevano la Coppa, il ritorno di Champions con l'Atletico Madrid, quindi tutto quello che vogliamo. L'altra l'hai persa a Cagliari e non vorrei riaprire una ferita forse ancora non del tutto chiusa. Se No, beh, sappiamo ricordiamo perché come abbiamo abbiamo preso gol. perso, sappiamo come abbiamo perso. Col Milan abbiamo pareggiato una partita in cui gli hanno dato rigore, boh, così, molto fantasioso. Per adesso le abbiamo vinte tutte, ma le abbiamo vinte tutte a partire dal 4-2 col Sassuolo, anche qui non vorrei riaprire un Un discorso solco che mai si che chiuderà. mai si Allora, chiuderà. c'è stato un siparietto divertente, dato che dopo vorrei parlare poi dei diversi calendari. Un siparietto divertente ieri in conferenza stampa dopo la partita con Thiago Motta. Nando Pellerano gli ha fatto una domanda riguardo alla serata di giovedì, chiedendogli appunto se avesse visto quello che era successo e Thiago Motta ha risposto, dato che me l'hai mandato, Marco, io lo metto in Eh sì, diretta, quindi è io te l'ho stata una mandato cosa. apposta per metterlo in diretta. La qualità audio non è Non perfetta, è perché eccellente, però però è stata una cosa molto divertente, si cioè, capisce tutto l'odio di Thiago Motta per te. Insomma, te l'hai dipinto come te, meno noioso? Non Nando. sono noioso?
Adesso dovrei prepararti un'imitazione di Tiago Motta, in cui non è per nulla noioso. Tra l'altro, ieri sono andato anche al pallone alle 7, quindi. Ah, sì? Mi hanno chiamato, infatti ringrazio nuovamente dell'invito Luca Pinkerle e Sabrina Orlandi per avermi chiamato. E, insomma, ho fatto, non lo sapevo. Ho fatto un minuto proprio, principalmente comunque mi sono presentato al pubblico, ai telespettatori, però ecco sì. Sono immagino tutta la tua soddisfazione di essere chiamato dappertutto come imitatore. Esatto. Ma ti hanno chiamato come imitatore Sono contentissimo, infatti ma ieri l'ho detto, dopo aver detto che sono su TRC con Pippo Cotti e sono su ovviamente su Radio 1909, ho detto... In realtà io sarei soprattutto un opinionista, però il ruolo di imitatore che faccio a tempo perso mi diverte e ho scoperto che diverte tantissime altre persone. Vabbè, detto questo, sentiamo Tiago Motta con Pellerano dopo la partita di ieri. Sì, dopo tante parole belle, complimenti Motta sulla partita, sui singoli, appunto. Massimo ha aperto questo piccolo sipario privato. In settimana abbiamo fatto una piccola festa, insomma così, festeggiamento dove c'è stato un imitatore che ti ha preso un po' in giro. Guarda, lo tenevo proprio, non sto nemmeno ascoltando quello che dici, perché lo tenevo proprio di parlare di questa cosa. Cosa vuoi dire? In che senso? Perché mi hai descritto come un noioso. No, io, perché no. Sì, ma hai descritto come un noioso. Non sono noioso. Non sono noioso. Ma non sei noioso, infatti hai fatto ridere, no? Ma no, hai rivisto? No, io ho riso tantissimo, perché è bellissimo. Però c'è questo lato un po' noioso, solo pensa a questo, pensa a questo. Non è così. Ma lo sappiamo che non è così. A proposito, infatti, voglio dire, adesso insomma, avete lavorato così e ti chiedevo un po', per scherzare, insomma, ti pigli dove stasera andrai con Sofia al cinema, non a vedere Biancaneve, credo. Decidirà lei cosa vuole fare, io accompagno. Però la serata con lei, non so, una festa. Sì, come no? Sicuro. Sicurissimo, ma io quando c'è la mia famiglia e i miei amici, io lo faccio e spesso, non penso solo al lavoro, ma quando penso al lavoro, penso solo al lavoro. Al lavoro, è la prima volta che vieni in una famiglia in questa stagione? Ma no. Lascia stare la famiglia, abbiamo già fatto, però mi hai descritto un po' noioso in quella... Non sei noioso, però pensi al lavoro, comunque va bene. Anche, fa parte della mia vita, però la mia famiglia, gli amici, Bologna, tutto fa parte della mia vita, io sto molto bene. Comunque ti ringraziamo per averci dato spunto di farci due risate, insomma. Sì, sono io che devo ringraziare. Grazie. Ciao. Ci vediamo mercoledì. Ecco, questo è l'estratto della conferenza stampa di Tiago Motta. È arrivato perfettamente in orario anche Sabasa. Beh, Marco, una parentesi direi molto divertente. Quella Sono noioso. Perché... Non pensavo gliene fregassi così tanto di non apparire noioso. Però vabbè, poi non è che uno che pensa sempre al lavoro sia noioso, no? No, infatti. Un pochino forse sì, però nel senso è una caricatura quella che avete fatto, no? Che hai fatto tu di Tiago, grazie anche ai testi scritti e così via. Ma è una caricatura, appunto, è evidente che insomma si prenda un po' per il culo questo suo sempre richiamare, ma a parte del ruolo anche dell'allenatore. Non pensavo che voleste mettere questo puntino. Vabbè, ma era divertito comunque. Lo fai divertire, Frank. Sì, aveva sentito anche prima, perché in questa non se l'ha sentita solo dopo l'altra sera. Perché non lo so. Adesso cercherò di fargli arrivare tutte le tue imitazioni. Ha risposto, certo. Che no, risposto. Non ho sentito. Adesso te la faccio. Adesso andiamo fuori onda. Però diamo il benvenuto a Sabasa. Sì, oggi non riesco a lavorare stamattina e sono spezzato. Che schifo. Cioè, si vede il rusco in panoramica. Mamma mia, una roba terrificante per gli amici che si seguono su Twitch. Mamma mia, io vi chiedo scusa, ragazzi. Che brutto. Cosa ha fatto?
No, cioè, nell'immagine di Twitch, adesso io mi sono messo con la telecamera su di me per tutta la trasmissione, fino ad ora. È arrivato Sabasa, quindi ho fatto la doppia inquadratura e sullo sfondo, di fianco alla porta... Per le signore, esatto, diciamo. Ci sono tre sacchi colmi di spazzatura. Ed è una roba terrificante da vedere in una radio, in una trasmissione radiofonica. Comunque andiamo avanti, adesso Sabasa ti faccio vedere. Ah, è spazzatura, pensavo che fossero i cambi di Allegri. No, invece è spazzatura. No, ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Esatto, esatto. No, quello è l'arbitro, come si chiama? Taylor. Comunque, dai, sì, no, è stato uno siparietto molto divertente. Io ne approfitto ancora per ringraziare Emilio Marrese e Nando Pellerano, oltre anche a Paolo Rossi Stewart, per l'invito di giovedì sera. E... Paolo Rossi Stewart? Che cazzo stai dicendo? Pisu si chiama. È Kim Rossi Stewart, è quello di Fantaghirò. No, sì, ragazzi, hai cannato. Ho fatto una cagata veramente importante. Che tra l'altro non sai che Kim Rossi Paolo Stewart. Rossi Pisu. Kim Rossi Stewart, che poi ha fatto anche quello sulla banda della Bagnana. Vabbè, adesso non mi viene in mente. Romanzo criminale. Io non vorrei. Aspetta. Era un attore serio. No, ma era un attore molto serio. Allora, c'è bisogno che io, ovviamente, sono diventato molto rosso perché questi errori. Sei diventato rosso Stewart. Esatto. Sono diventato rosso Stewart. No. Chiedo scusa a Paolo. Una cosa fantastica. No, non si può fare un reel su questa cosa. Certo che si può. No, tanto lo farà perché è un pezzo di merda. Però, no, chiedo veramente scusa. È stato un lapsus. Io sono qua, sono distrutto. Ho dormito malissimo. Un'allergia devastante. Non ho sangue che mi arriva al cervello. Quindi mi dispiace. È stato un errore, capisco, imperdonabile. Paolo, ti chiedo scusa, non sarai all'ascolto di questa trasmissione, cerchiamo di non fargli arrivare il frammento. Ciao. No, comunque, carità, cioè, ringrazio Paolo Rossi Pisu. Gli hai dato dei gradi di nobiltà, magari anche una pretesa al trono d'Inghilterra, lui sarà contento. Ma Kim Rossi Stewart, in realtà, essendo un attore serio che fece Fantaghirò soltanto per danaro... Ma io non so neanche che cosa sia Fantaghirò. Cercarono di prenderlo, lo so, tu non ce l'hai come riferimento culturale, cercarono di riprenderlo per Fantaghirò 2, 3, 4, 5... Ne fecero 90 dopo e lui si rifiutò chiaramente perché era già arrivato ad avere la pilla nel conto, potersi scegliere. Ah, è una cosa che fece prima. Sì, ma per 6 Fantaghirò successivi andarono avanti prendendo delle micro scene tagliate del primo Fantaghirò e poi inventandosi una ragione per cui il suo personaggio tipo diventava pietra nei primi 3 minuti e non c'era, ma in realtà salvare, non... oppure veniva come catturato. Si chiamava il suo personaggio? Ah, arrivo. Dai che ce la fai. Ce l'ho. No, ce l'ho. Romualdo. Romualdo, che meraviglia. Beh, noi siamo di quella generazione lì. Eh sì. Ah, una miniserie. Che miniserie, ne avranno fatte 6 stagioni da 24 episodi, uno all'anno, cioè lo staranno ancora facendo se controlliamo. Eccolo. Sto vedendo questo Kim Rossi Stewart. Avete già messo la sigla della Fratello, Champions? Fratello, quindi, di Paolo. Eh? Avete già messo no, la non sigla la mettiamo della... perché porta una sfiga colossale. Comunque, ci sono tanti messaggi vocali. Carlo, vai, Carlo! No, scusate, perché sono al parco, c'è il vento. Quando c'è il parco non devo mandare vocali e scrivere. Sono tutti esperimenti. No, tu puoi fare tutto, Carlo, stai tranquillo. Puoi fare quello che vuoi, Carlo. Hanno esatto. Già cambiato il nome della chat, non so se avete visto. In Paolo Rossi Stewart. Sì, ma un idiota l'ha fatto perché non si scrive neanche così. No, non è Stewart. Stavo andando a correggerlo. Ecco. È Max da Como. Max da Como, ti ho dato dell'idiota. Credevo fosse stato Sighi, per quello che ho dato dell'idiota. Max da Como, per l'appunto. Qualche anno fa si diceva che gli allenatori contavano molto di meno rispetto ai giocatori. Alla luce di quello che sta facendo Thiago quest'anno e di quello che sta facendo Allegri al contrario,
siete ancora sicuri di queste affermazioni che venivano fatte un po' di anni fa, oppure il manico anche a questo livello è importantissimo? No, il manico, io proprio risposta brevissima, il manico è fondamentale, cioè il manico è tutto, fa il 60-70% di una squadra, no, per me. Dai, 60-70. Sta aumentando la percentuale, questo sì, cioè si può dire che non fosse completamente sbagliata la frase conta al 10-15% l'allenatore sul calcio di 10-15 anni fa. Adesso sta salendo l'importanza dell'allenatore perché c'è un lavoro molto più personale anche dell'allenatore, c'è un metterci del suo molto più pronunciato, mi sembra. L'allenatore con idee, l'allenatore tradizionale stile Iachini, per dire. Ecco, di Iachini ce n'erano molti di più, quelli che competenti mettono la squadra con il modulo alla moda, ma si fermano un po' lì. Adesso invece investono molto più di se stessi gli allenatori e quindi si alza la percentuale della loro importanza. Marco, ci sei ancora? Sì, sto ascoltando, stavo riflettendo. No, perché comunque gli allenatori che fanno così tanta differenza secondo me non sono tantissimi, cioè ci sono, per l'amore di Dio, però sono una minoranza, cioè, tra la mucchia di allenatori che hanno bisogno dei giocatori, hanno un'assoluta necessità dei giocatori per imporre la propria idea di calcio, poi ce n'è una minoranza che invece riesce a imporre la sua idea di calcio in un modo o in un altro, un livello o un altro, quasi a prescindere dalla qualità dei giocatori che hanno a disposizione. Però diciamo che se Thiago Motta al posto di Calafiori, Beukema e Lucumi avesse Gonzales, De Maio e De Lander, ecco, forse sicuramente il Bologna non potrebbe competere per la Champions, quindi... Anche se io il Pippo Gonzales sinceramente al posto di Beukema lo baratterei volentieri, No, però ti viene il dubbio, Marco, che un Thiago Motta con più o meno quella rosa lì avrebbe fatto degli esperimenti, per usare una parola che non gli piace, trovando dei giocatori più efficaci in quel ruolo. Per esempio, io ho sempre pensato che Mbaye potesse giocare centrale di difesa e non è mai stato provato. Pulgar era un altro che poteva scendere sulla linea di difesa avendo però il piede da centrocampista. Al di là di tutto mi sembra uno che la difesa la sappia registrare meglio di quanto si è visto negli ultimi anni a Bologna, in cui la fase difensiva non veniva curata, ma neanche nei migliori tempi della gestione Sinisa era un po' attacchiamo a testa bassa anche con efficacia, ma poi affidiamoci a Dio quando l'altra squadra... No, ma sul fatto che il lavoro di Motta sarebbe stato ugualmente buono non ci sono dubbi, ho solo detto che non avremmo lottato per la Champions, però sicuramente ci sarebbero state magari meno partite orribili da vedere, orribili nel senso di partite in cui Bologna non gioca, perché insomma, arrivato a un certo punto della stagione, si levavano le tende, si andava in vacanza a marzo, ad aprile, e avevamo due mesi di nulla assoluto che erano insopportabili. Con Motta non sarebbe successo questo. A proposito, della qualità dei giocatori, ne vedete di Bologna in giro, cioè di squadre che hanno smesso di giocare perché si sentono arrivate? No. Ad oggi, dico. Ad oggi no. In questo momento del cantato no, anche perché c'è una classifica un po' spaccata in due di squadre che lottano per, tra virgolette, niente. Ce ne sono proprio poche. Quelle poche che ci sono, per un motivo o per un altro, le partite se le giocano. Cioè il Genoa, tranquillo. Genoa, vabbè, Genoa. Siamo già andati in polemica la scorsa. Cioè, secondo me il no, Genoa... però nel senso... Non... cioè, nel senso... il gioco che fa lo continua a fare, che poi piazza non piazza. Però nel senso sta onorando, non è in vacanza, no, ecco, insomma, è vero. Il Monza assolutamente no, anzi sta facendo un gran giro di ritorno, il Torino non si può permettere di sicuro di andare in vacanza, poi chi rimane? Non sono tanti, tutte le altre lotte hanno ancora per non retrocedere, quindi alla fine non c'è tanto, ci sono quelle tre squadre lì che potrebbero permettersi di andare in vacanza anticipatamente. Ma non lo fanno ancora per tutta una serie di ragioni. Quindi no, in questo momento forse la squadra più la Juve è la Juventus, sì, esatto. Sì. Però non penso che siano in vacanza, ecco, insomma, penso
siano proprio, proprio in difficoltà. Sulla griglia. Esatto, esatto. A, a proposito di Pasquetta. Assolutamente sì. Frank, c'è ancora? Sì, ci siamo ancora, ci siamo ancora, ci sono ancora. Dobbiamo andare in pausa, ragazzi. Esatto, per quello ti dicevo. Anche perché devo vedere, perché... devo vedere Tiago Mocca, che se l'è sì, piccato dalla sua esatto, imitazione. Esatto. A tra poco. Ciao, ciao, ciao. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Dario Giovetti e Nicola Cafagna presentano Fronte dei Popoli, tutti i mercoledì alle 20.30 su Radio 1909. Radio 1909 Spot. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 36 69 51. Logo t-shirt, abbigliamento personalizzato, uomo, donna, bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logot-shirt.it, partner ufficiale di Radio 1909. Pizzeria Il Buco. Nella storica location bolognese potete trovare pizze classiche e originali proposte del Buco. Ma non solo, fritti, bruschette, uova al tegamino e il famoso panino di pizza. Claudio e il suo staff vi aspettano anche per guardare assieme le partite di Serie A. Pizzeria Al Buco, a Bologna, in via Greco 7F. Per info e prenotazioni 051 43 01 28. Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. Creazione di siti internet per blog, siti vetrina ed e-commerce. Applicazioni native e cross-platform. Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Shue Shue 2023, i migliori prodotti tradizionali partenopei a Bologna. A pochi passi dallo stadio troverete mozzarella di bufala, provole e le imperdibili mozzarelline affumicate alla brace, oltre a salumi, formaggi e olive. Non perdete l'occasione di assaggiare il vero paluazzo napoletano o il custettiello, oppure scegliere fra tanti prodotti da sporto. Shue Shue 2023 è a Bologna, in via Bastia 29C. Per informazioni e ordini 327-049-7905. Non dimenticate di seguire la pagina Instagram Shue Shue 2023. Benvenuti, benvenuti a Into the Wild, la miglior trasmissione di Radio 1909, penso possiamo dirlo. Vabbè, senza... ho capito, ma... Perché? Perché Frank e Mark non abbiamo... se la prendono con Fabio e con Dallo. Kita se la prende con gli anticomplottisti, sì. Bettini se la prende con i giornalisti, solo a Into the Wild ce la prendiamo con tutti gli altri speaker della radio. Into the Wild, tutti i lunedì alle 18 su Radio 1909. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Siamo nuovamente in diretta. Mi sono dimenticato di chiamare Marco perché stavo parlando con Saba. Comunque adesso lo contatto chiaramente. Allora, gli ho fatto sentire, abbiamo fatto sentire l'estratto anche a Sabasa che non l'aveva sentito. Adesso mi metto in contatto con Marco, poi ci sono tanti altri messaggi.
Marco non risponde, adesso mi richiamerà. Comunque, messaggi allora arrivati al 347-866-1542. Eccoci, allora Marco, sei qua con noi. Angelo, tessera sulla fiducia. Visto che sei un appassionato di Kim Ross e Stewart, ma come andò a finire poi quella storia che mise sotto con un motoscafo, un sub, che mi sa che ci lasciò le penne? Gli diedero colpa, ho ragione. Com'è che fu? Non era sulle strisce pedonali? Com'era? Boh. Io non mi esprimo, non mi esprimo, mi dissocio. Non casi sono, di cronaca. Sono, non sono suo grande fan. Sighi, che mi ha dato 400 messaggi. Vabbè, mettiamo il vocale. No, Frank, io non volevo farlo il reel, però scusami, mi offendi? Mi hai dato le pezze di merda, ancora non ho fatto non niente. Una, però. Non volevo, ti giuro, non volevo farlo il reel. E, guarda, e ti stupirò, non lo farò, però ti faccio una domanda. Dopo aver offeso i padri fondatori, come hai fatto anche oggi, poi Marco dice che non è vero, però alla fine lo fai, e Thiago Motta, il prossimo chi sarà? Dai, basta dire queste cagate, perché non è vero, non è assolutamente vero, io non offendo nessuno. Il prossimo che offenderai, Frank, sarà Daniele De Rossi Stewart, l'allenatore della Roma. Daniele De Rossi Stewart. Vabbè, comunque ancora niente. Allora, Daniele De Rossi Pisu, chiedo scusa. Va bene, ragazzi, effettivamente non è mai successo nella storia che uno possa avere un lapsus, effettivamente è una cosa mai capitata, solo che... No, ma la cosa buffa è che ce l'hai su un personaggio che sostanzialmente non conosci, cioè che non hai come riferimento, cioè Rossi Stewart ti ballava nella zucca, ma completamente a caso. Sì, sì, non so veramente perché, anche perché non, Kim Rossi Stewart non lo vedo mai. Cioè non, sì, vabbè. Hai detto un nome che non conoscevi, cioè una cosa... vabbè. Comunque parliamo del fatto che Salem Akers ha fatto gol da fuori area, io non ho giocato che facesse gol da fuori area. È una papera del portiere però, signori. È molto forte. È molto forte però. Molto forte. È Giroud comunque un attaccante, quindi sembra Fasco Rupski, io impazzisco. Adesso bene che l'abbia fatta con Steele, ma quello è un papero. Non è così facile da prendere. Non è poi ma è un tiro che parte da 20 metri. Ecco, la Salernitana è già in vacanza. Forse è l'unica squadra. Ochoa che non lo prende quel gol lì. Poi magari ne prende degli altri. Può essere. Però quella è proprio reattività stando piedi per terra. Cioè quel gol lì o ciò non lo prende. Come vi è sembrato Ravaglia a proposito? Bene. Bene. È stato chiamato in causa due volte, ha parato. Quindi bene. Nel complesso direi bene. Mi fa un po' troppo, esagera un po', molta confidenza e da un lato va bene, però da un altro lato esagera un po' troppo, secondo me. Molta confidenza, poi a un certo punto ha fatto un mezzo errore in disimpegno e lì è subentrata la paura, ha iniziato a picchiarla su praticamente sempre. Male, tra l'altro, esatto. Però comunque sul lato portiere, cioè su dove c'era da parare, ha parato e tra l'altro ha parato anche bene. Sì, decisamente sì. Calendario alla mano, stato di forma, livello tecnico ed entusiasmo, Bologna terzo matematico, scrive Gian Piero Piazzi. Non so quanto stia gufando perché lui è tifoso romanista, ma in realtà credo stia gufando. Comunque Gian Piero per adesso sta andando anche meglio di quello che aveva detto lui, aveva messo gran tre nel suo... aveva messo 0 con l'Atalanta ed è stato 3, aveva messo 1 con l'Inter ed è stato 0. Quindi siamo a +2 rispetto alla sua tabella di marcia. Devo dire, fino ad ora magari non è stata troppo difficile questa tabella. Beh, a parte... Insomma, ci sono 3 punti col Torino nel futuro prossimo di quella tabella che secondo me non facciamo neanche. 3/1. 3/1, effettivamente sì. È una partita molto difficile, quella contro il Torino. Staremo a vedere quello che succederà. Comunque fino ad ora le cose sono andate piuttosto bene, anzi meglio addirittura di quello che aveva previsto lui. In ogni caso, ecco, il momento di forma del Bologna è clamoroso ed effettivamente sembra essere una squadra proprio lanciata. Cioè, poi è ovvio che io parlo per me almeno, sono preoccupato, tutti i timori del mondo, stiamo facendo una roba pazzesca, quindi ogni cosa, non posso essere sicuro perché sono coinvolto molto,
però per quello che sta facendo il Bologna, per quello che ha già fatto, io non vedo come possa non arrivare nelle prime posizioni della classifica. Cioè, è una squadra troppo forte, cioè, gioca troppo bene. Quello, il discorso è quello, che poi quello che intende anche, credo, Giampiero. Cioè, io non... Ad oggi mancano quante partite? 8? 8. Cioè, ragazzi, con 30 partite giocate, sinceramente io... Bologna da terzo posto, quello che dice Giampiero, io sono d'accordo. Poi ci sono tante cose da considerare. Saremmo terzi, dovremmo essere terzi anche per gli errori arbitrali, però a prescindere... Basta quello di Torino. Nel lungo periodo, sì. A prescindere nel lungo periodo, adesso poi andiamo anche a vedere, effettivamente proviamo a fare delle tabelle di punti di quanto può servire. Di quanto può servire. Per la sicurezza dell'Europa penso che non manchi tanto. Cioè, siamo a più 11, credo, sulla prima che è fuori dall'Europa. Quindi sostanzialmente facendo quello che dobbiamo fare, perché è chiaro che ti metti nella situazione di dover sempre fare risultato se fai questo campionato qua. Non è che poi devi o puoi tirare indietro il braccio. Frosinone, se facciamo quello che dobbiamo fare con Frosinone e Monza, l'Europa dovrebbe essere sicura, anche visti i calendari incrociati. Però vabbè. Non sono due partite comunque così scontate. No, proprio per niente. Cioè, Frosinone, tra l'altro, io continuo a vederlo una squadra che gioca a calcio, proprio una bella squadra, al di là di tutto, un bel gioco. Ecco, un po' Sinisa prima maniera, cioè ha una fase offensiva veramente fluida, veramente bella, veramente ben studiata, sembra. Con giocatori magari non del livello del Bologna di Sinisa, perché comunque... Ma comunque anche dei buoni giocatori. Discreti giocatori, dai. Effettivamente, il Frosinone. Secondo me Angelozzi è uno che le squadre le riesce a fare sempre sicuro. Bene. Sempre bene. E tra l'altro è uno anche che sceglie bene i suoi allenatori, perché gli allenatori di Angelozzi sono Italiano, Motta... No, Motta e Paratici. Motta è già Paratici. E comunque Di Francesco, secondo me, sta facendo un ottimo campionato con quel materiale a disposizione. Sì, dietro sono abbastanza vergognosi, a caso hanno preso 61 gol. Sì, sono una tragedia. Più di due gol a partita hanno preso, e questo insomma per il Bologna è sicuramente affrontare una squadra che prende così facilmente gol per il Bologna è un vantaggio, perché il Bologna è il gol fai fatica a farglielo, ma a parte lo trovo qua in una qualche maniera, ancora di più una squadra che ne prende così tanti. Sì, la peggiore difesa del campionato, dopo la Salernitana, dopo i tre gol che ha preso ieri. La Salernitana ne ha presi 62, il Frosinone 61. Quindi, però non sarà una partita semplice, perché comunque quello è un campo anche un po' antipatico, e loro comunque giocano, cioè se tu vai lì e non sei centrato ti fanno gol, Quindi bisogna stare in occhio. Se stai in occhio poi glielo fai tu il gol, ma bisogna fare una partita molto attenta. E comunque anche col Monza, quella successiva, il Monza è una squadra scomodissima da affrontare. Adesso non ho presente la classifica del girone di ritorno, ma sarebbero probabilmente da zona Europa anche loro nel girone di ritorno. Cioè come risultati stanno ottenendo ottimi risultati. Con voi che parlavate bene di Gilardino, cosa con cui sono molto in disaccordo, invece secondo me sta facendo un campionato stellare con una squadra non stellare, Palladino Monza, una squadra che in cui ha dovuto davvero mettere tanto, tanto del suo. Quest'anno gli mancavano i gol, se li ha inventati da giocatori che non hanno mai segnato così tanto in vita loro. È una squadra anche abbastanza simile al Bologna come ricerca della coralità per andare a fare gol, anche a livello di equilibri riesce a tenerli bene. Poi ovviamente quel portiere lì alla fine del campionato 7-8 punti te li regala, e 7-8 punti su un campionato da 50 non sono briciole. Sì, però diciamo anche che perché forse... secondo me ne porta qualcuno in più. Sono stato basso con 7-8, però mi sembrava già due vittorie, un pareggio, sono tantissimi, però il portiere soprattutto quest'anno, io
parlo poco del Monza, scusami Marco, perché stavi parlando tu. No, no, prego. Solamente prego, perché lo vedo poco. C'è una squadra che mi capita di vederla poco, perché spesso gioca in orari che non sono compatibili probabilmente col mio lavoro, e quindi è una squadra sexy, gioca spesso, no, cioè, gioca spesso sabato alle 6, gioca spesso il venerdì alle 20:45 e molte volte non sono riuscito a vederlo. Però sì, cioè il campionato del Monza è ottimo, considerando una squadra, secondo me, super limitata. Super, super limitata. Sì, se facciamo il confronto col Genoa, visto che l'ha tirato fuori Sabasa, secondo me il Monza non è superiore. Non vale con 7 punti A in più del Genoa. 7 punti in più del Genoa non li vale, più o meno sono lì. Anzi, forse il Genoa ha più individualità capaci di fare la differenza rispetto al Monza, dal punto di vista offensivo, diciamo, capacità di fare gol. Il Monza forse, correggetemi se sbaglio, è l'unica individualità eccellente appunto di Gregorio. Poi ci sono diversi, sì, c'è Colpani, giocatori, okay. C'è Colpani, sì, però anche Colpani ultimamente un pochino, cioè ha fatto un grandissimo, si è sceso di rendimento, ovviamente. Beh, sì, è un pochino sceso, si è retto quel rendimento, ma poi, lì, cioè. Ma poi ci sono tanti discreti giocatori nel Monza, può avere protagonisti differenti da partita in partita, però se andiamo a vedere l'11 titolare non è niente di che, e io sinceramente di vedermelo lì a lottare comunque anche per il settimo posto, perché è lì appiccicata, è nel gruppone con Torino, Fiorentina, Napoli, Lazio, non me lo aspettavo sinceramente, quindi per me Gilardino è un allenatore discreto che sta facendo rendere il Genoa un pochino meglio di quello che mi aspettassi, ma Palladino sta facendo cose veramente gregge e non le sta facendo solo quest'anno, cioè si sta confermando che è sempre più difficile per confermarsi rispetto a fare una buona stagione, quindi no, Palladino alto livello, insomma, tra l'altro l'anno prossimo è già stato messo su diverse panchine, non so se andrà a Napoli o dove andrà, però. È stato messo su diverse panchine, ma questo Xabi Alonso che decide di rimanere al Leverkusen, secondo te può dare una... può influenzare, può influenzare le velleità di allenatori in rampa di lancio come De Zerbi al Brighton che decida di rimanere piuttosto che Thiago Motta, può dare il via a una moda, cioè mi sono costruito qualcosa, continuo a costruirla senza paura che oddio ho fatto il massimo, devo andare a fare cash in, insomma. Un pochino sì, lo può fare. Dall'altra parte toglie un allenatore top dalla disponibilità di squadre di un certo livello, quindi diventano meno allenatori disponibili, però sì, io un po' me lo auguro che possa essere d'esempio, diciamo così, per altri allenatori che magari, non so, il Thiago Motta di turno, cioè, io l'anno prossimo se il Bologna rimanesse esattamente questo, al netto dell'impegno in Champions, sarei contento. Poi è chiaro che magari potrebbe essere una squadra non del tutto pronta a un doppio impegno così gravoso, però cioè, mi piace l'idea che una squadra che ha iniziato un percorso, che ha ottenuto dei risultati, che si è qualificato, che ha aumentato il proprio status, si è qualificato alla massima competizione europea, poi se la giochi quella competizione. Mi piace come logica, anche un po' romantica per certi versi. Poi sì, un giocatore o due si possono comprare lo stesso, però l'idea, cioè, non so, voi se siete in una squadra che arriva alla finale di un anno campionato e poi nella finale fanno giocare, non so, se è una squadra giovanile, fanno giocare quelli più grandi, la finale per vincerla, sta un po' sulle balle, no? Stessa maniera, né? L'idea che il Bologna se la giochi la Champions su questi qua, mi piacerebbe, poi questi qua compreso anche Thiago Motta, ma questo è un discorso un po' romantico. Non anche tecnico, un discorso così molto lungo, perché per me invece la società deve prendere in considerazione ogni offerta superiore alla decenza che arrivi per i giocatori, se è una vendi uno, se è due vendi due, se è tre vendi tre, se è quattro vendi quattro, perché i costi che hai e l'impostazione che ti sei dato ti dà il vero vantaggio competitivo quando vai poi a... sul lungo periodo. Eh sì, sul medio-lungo periodo. Cioè questo è il momento in cui devi prendere decisioni lucide sullo sviluppo della squadra, e quei 100 milioni che potrebbero entrarti per tre giocatori ti mettono davvero in un'altra fascia, con le competenze, la
capacità di reinvestire che questa società ha, anche con la capacità di magari di fare un rosso per un altro anno, tanto l'abbiamo fatto per 10, non è che un'opzione in meno. Sì, cioè è proprio adesso che hai la possibilità di prenderti un vantaggio incredibile in un campionato italiano di grandi indebitate, di Napoli che stanno sbagliando tutto, Lazio che stanno sbagliando tutto, Roma che è tra le grandi indebitate, cioè c'è solo il Milan che ha una visione imprenditoriale di gestione di lungo termine. Per il resto prenditi tutti i vantaggi che ti puoi prendere. Sì, tendenzialmente sono d'accordo. È chiaro che poi devono arrivare queste offerte, però. E devono essere, ecco, indecenti, no? Sì, devono essere indecenti, quindi è anche più di 100 milioni. Se quei tre giocatori sono quei tre lì, cioè la cifra è. La fai tu la cifra. Sì, sì, cioè la fai tu ed è più alta di 100, perché sì, comunque sì. Zirze per me è un giocatore che vale. Per me non ha mercato un giocatore del genere, è troppo, troppo forte, troppo bello e troppo, ha troppo significato questo giocatore, secondo me, per non valere un'infinità di soldi, un'infinità di milioni. Comunque staremo a vedere, c'è tempo per parlare di questo. Carlo, con un messaggio vocale. Ciao ragazzi, saluto Sabasa, spero non si sente il vento. Thiago Motta è noioso perché non dice niente. Per fortuna spuntano gli imitatori, cioè ne spunta uno, che rianima la situazione. Motta non dice mai niente ed è permaloso. Succede così, male Motta. Mi dissocio. Però ha detto bene che ha riso sulla imitazione e questo lo ricredita un po'. La ricredita non è italiana, però va bene. Saluto tutti ragazzi. Scusate, oggi. No, non ti scusare Carlo, io mi dissocio perché non è noioso e tra l'altro lo saluto. Saluto Thiago Motta e lo abbraccio anche e sono contento di averlo fatto sorridere con l'imitazione. Comunque, qui si sente un po' meglio, scrive Davide della Bersagliera. No, è lo stesso video e non so perché si sia sentito male. Mi dispiace se è passato non benissimo questo audio, comunque si sentiva male, effettivamente sentivo anch'io che non scorreva liscio. ML5. Buongiorno Frank, buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo complimentarmi perché ho visto l'intervento a il pallone nel set e ci tenevo a fare i complimenti. Sono stati quei 10 minuti senza neanche una soffiata di naso, un successo. Effettivamente è vero, ma perché? Perché? Perché la sera. Perché la sera io doping, soffro molto cortisone, meno. Come... No, non niente. Ha fatto fare per la pipì dentro? No. No, solamente una questione di... Tra l'altro ML5 aveva postato prima il video della bruttissima uscita razzista di Chiesa che dice è giallo a Camada e dopo la vicenda Acerbi sinceramente è una faremo anche che non a meno. Ci aspettavamo, no, decisamente, guarda, siamo qui i primi a punire qualsiasi tipo di atteggiamento razzista. Sighi. Ma a proposito di portieri che fanno uscita a caso, ma l'uscita che fa Terracciano è brutta, cioè vista da dietro, cioè lui va completamente da un'altra parte rispetto a dove sta andando Leao, quasi puzza, è veramente brutta. Già il primo gol bene, ma non benissimo, ma sull'uscita è una roba imbarazzante. Guarda, ho tanto piacere perché avevo scommesso sul gol di Leao, quindi ho tanto piacere in questa uscita. E ho tanto piacere anche perché la Fiorentina come cazzo era piazzata quella difesa? Ma scusate, ma come cazzo era piazzata? Italiano ball, italiano ball. Santo, ma sempre ball. La stessa roba poi fa. Siamo a più 14 sulla Fiorentina, eh? Diciamo che okay. Forse Madonna. Qualcosa poteva succedere, eh? La Fiorentina effettivamente si è sgonfiata, sì, eh? Sì. E diciamo che ce lo aspettavamo un po' tutti e rinforza quello che potevo aver detto a inizio anno, che forse non fare quei due punti in più che ci mettevano in conference alla fine di tutto è stato più un vantaggio che un qualcosa di perso. Sì. Anche aver fatto tutto fa brodo per sì, poi io in realtà non l'avevo detto per il campionato successivo che aveva senso poi farlo meglio senza la conference, ma l'avevo detto per il completo stravolgimento della sì. Rosa che si è riuscito a fare sul mercato, poi è un altro obiettivo quello.
Sì, sì, sicuramente. Io sono totalmente d'accordo. Diciamo che i limiti della Fiorentina sono finalmente usciti, sono evidenti. La partita che ha giocato col Milan è pazzesca, dai. Cioè, come ha fatto a prendere quei due gol? Cioè, il secondo gol è... Però li prende da tre anni la Fiorentina, infatti, quei gol lì. Il secondo gol è una roba... è assurdo. Un allenatore che non capisce questa cosa qui è veramente Vincenzo Iraniano. Cioè, è un... Sì, vabbè. Un fondamentalista è un o è fondamentalista o è stupido. Mi viene da pensare che lui si prenda quel malus in virtù di non so però quale bonus, perché oggettivamente in momenti della partita del genere uno schieramento erano completamente messi a caso, cioè in cinque sulla linea di centrocampo ma spostati verso destra cercando di mettere in fuorigioco Giroud, ma dimentica, è una roba. A me fa impazzire pensare che abbiamo perso due volte contro questi qua in campionato, in Coppa Italia. Non riesco a farne una ragione, però vabbè, è andata così. Abbiamo altri motivi per goderci questa stagione, però porca miseria. Ah, sì, sì, indubbiamente. Non riuscire a far gol in Coppa Italia. Il discorso che faceva Trevisani, allenatore incredibile perché in Coppa fa il fuoco. Cioè, Coppa fa il fuoco, esce col Parma, è già uscito col Parma e la recupera, non si sa come, la vince ai rigori. Con noi meritava di prenderne 2/3 e la porta ai rigori e la strappa, poi continua a pescare come avversari il Pizzighettone, il Baraccalugo e il Catanzaro in Europa e allora va avanti. Ma vabbè, veramente una roba pazzesca. Max da Como. Come avete visto Ravaglia ieri, secondo me contro una squadra di media classifica quelle incertezze che ha avuto sarebbero stati dei bei rischi. Le incertezze le ha avute con i piedi, ma non tanto per mancanza di tecnica. Sì, un'uscita, anche un'uscita ha toppato. Boh, comunque secondo me è stato sufficiente. Però... Anzi, più che sufficiente perché ha fatto due belle parate. Però... La seconda su che andrevano scontate. Sì, sì, sicuro. Però sì, troppo... un po' troppo sicuro, cioè in alcune situazioni si può anche calciare. Beh, del resto però non vuole lui perché gioca così. Sì, no, ok, però c'è stata una palla che ha dato, in cui è andata molto bene, c'è andata molto bene nel secondo tempo, una palla lì in mezzo. Sì, dritta per dritto basso. No, sì, esatto, sì. Non riesco a spiegarla. Con la Lazio 2 vinte, scrive Gian Piero Piazzi, idem con Atalanta, con l'Inter pareggio all'andata, al ritorno meritava almeno il pareggio, col Milan all'inizio del campionato, il Bologna era senza mezza squadra di adesso, al ritorno pareggio meritato, Roma annichilita senza contare i furti a Monza, Lecce, Cagliari, Torino, il Bologna oggettivamente più forte delle altre, almeno terza ci arriva e io tendenzialmente sono d'accordo ragazzi, poi sono pronostici tutte queste robe qua, ma per quello che ha dimostrato il Bologna in queste prime 30 partite, il Bologna è migliore di tutte queste squadre che ha nominato Giampiero. Cioè, forse solo una squadra può essere alla pari del Bologna, a parte l'Inter e il Milan che sono davanti, che è l'Atalanta. Però alla fine con l'Atalanta tu hai vinto all'andata, una partita dove ci poteva stare forse di più il pareggio, e al ritorno però sei andato a vincere bene in casa loro, dopo che vincevano 10 partite, 9 partite di fila, cioè venivano da 9 partite di fila vinte in casa, tu sei andato a vincere, a imporre la tua regola. Quella è stata una dimostrazione di forza impressionante del Bologna, proprio per questo, cioè, poi io sono super scaramantico, sono super timoroso, una paura devastante per queste ultime 8 partite, perché significherebbe tantissimo per me andare in Champions, ma per tutti noi significherebbe tantissimo, e quindi ovviamente parlare così sicuri è difficile e non ci sta forse. Però oggettivamente per quello che si è visto fino adesso il Bologna è troppo forte. Cioè... Saba, quanti punti servono per la Champions? Visto che prima Frank voleva introdurre siamo questo argomento. Siamo a 57, secondo me con 68 sei in Champions. A maggior ragione perché c'è il quinto posto, cioè il quinto posto dovrebbe essere sicuro. Quindi devi fare forse anche da quarto devi fare 68. Devi fare 11, non lo so. Adesso bisogna vedere la Juventus, cioè ci sono tante... Pensare ai punti che facciamo noi, con 68 mi sento sicuro di andarci. 11 punti in 8 partite, una media di 1,3.
più o meno 1,4. È super sotto media rispetto a quello che ha fatto il Bologna in queste prime 30. Cioè, super sotto media. Il Bologna è quasi a 2 a partita. Sì. Pare 68 vuol dire che la Roma deve farne 16 nelle ultime 8. Hai capito? Cioè, anche quello certo, da... certo. Cioè, consigli... Però è lo scontro diretto. Per cui, certo. 2-11 deve essere anche messo. Cioè, è chiaro che se dei tuoi 11 3 sono contro la Roma, hai fatto sostanzialmente. Certo. Però... è chiaro però che il Bologna è più forte della Roma, cioè il Bologna è migliore della Roma, non lo so, adesso bisogna vedere anche Dybala, bisogna vedere Dybala se torna, cioè, non me la sento. Ma Dybala però che ci sia o non ci sia fa parte della sua, del certo, suo... certo, come Beukema che c'è o non c'è. Sì sì, certo, però insomma il fatto che si infortuni Dybala è abbastanza, ormai non è una notizia che si faccia male ogni tanto. No, non lo è. Direi che è la normalità. Per me la Roma, boh, non sono così sicuro che faccia 16 punti in 8 partite. È caduta la maschera a Danielino ieri in sì, è una cosa che volevo dire io oggi, perché l'ho sentita mentre venivo qua, proprio l'intervista, l'ho sentita in macchina. E ha ragione, cioè secondo me ha pienamente ragione, però gli è che è proprio si è trasformato, e questa è la cosa buffa. Sì, non sono così d'accordo, rigore di ieri si può dare, si può non dare tranquillamente. No, cioè... sul concetto, lui dice io non lo voglio per come mi piace il calcio, però li date in continuazione, Belotti sembra che muoia per una mano appoggiata sopra e allora lo date, c'è uno step on foot di un millimetro e quella c'è la certezza per cui lo date, non è possibile che ci sia una varianza così alta tra un arbitraggio e un varista e un arbitraggio e un varista, cioè usatelo certo. in maniera è entrato Fabio. Sono d'accordo io. Sì sì, no, aveva ragione, però aveva ragione, però per come si era presentato nelle interviste fino adesso è sì, stato sì, calmo, abbastanza... pacato, super mega rispettoso, invece ieri proprio, tra l'altro io non so ragazzi come si fa, ha detto anche con quel rigore avremmo vinto la partita. Ci ha dominato. No, lui ha detto così, con quel rigore avremmo vinto la partita. Cioè... una partita sporca, ha detto una cosa del genere, insomma una partita, ha ammesso che sia una partita Daniele, io ti ho sempre stimato, ti ho amato anche come giocatore, ho avuto una stima infinita nei tuoi confronti, però sinceramente sentire una cagata del genere non me l'aspettavo tu dicessi una cagata del genere. Ieri hai rubato un punto, tecnicamente lo hai rubato perché dovevi perdere 4-0 la partita. Angelo, tessera sulla fiducia. Ma Ravaglia, io ho avuto l'impressione che abbia sbagliato anche un'uscita che l'ha preso, sì, il Meretto, quello che dicevo, che per me poteva andare a prendere lui, o mi sbaglio? L'ho vista dallo stadio, quindi ah, non quella ho capito lì, se quella andare lì. O no. Ma sì. Boh, mi sembra un pallone lento, non so, forse il vento, boh. Sì, l'ha calcolata male, c'era anche un po' di vento, l'ha calcolata male, campo bagnato, cioè... probabilmente ha detto meglio non uscire troppo e sto in porta. Ha fatto un po' la scoruccata, cioè la virgola, esatto, e poi ha deciso di non uscire e rimanere in porta. È vero, sì, mi ricordo, mi è venuta in mente. Comunque direi che è stata una buona partita, dai, di Ravaglia. Tutto sommato è stato chiamato in causa realmente due volte, ha risposto presente, quindi è quello che deve fare sostanzialmente un portiere, ovvero non commettere errori gravi, soprattutto se non vieni mai coinvolto, e non è sempre scontata questa cosa qua. Noi ci sentiamo domani, ragazzi. Io ringrazio Marco, ringrazio ovviamente Sabasa per essere venuto. Noi ci sentiamo domani. Quando spero... vuoi, Saba. Spero, esatto. Infatti, può anche non dirlo. Cioè, spero anche... di rinnovarla una volta sola la patente, visto che costa 110 euro per l'anima del di che colore è questa puntatrice. Vedi, quindi viviamo poi in Italia. Puoi venire quando vuoi, non c'è bisogno neanche che ce lo dici. Noi ci sentiamo domani. Io spero di stare meglio, ragazzi. Grazie per averci seguito. Che stare meglio. Vi lasciamo al Talking of Nothing subito, ora. E dopo teste di calcio con Michele Bettini. Non abbiamo detto niente sulla Virtus, che purtroppo perde una partita incredibile contro Pistoia in casa dopo aver dominato domani. Dopo tre quarti, primo posto che sembra essere perso definitivamente. Comunque ci sentiamo domani, ne parliamo meglio domani, ragazzi, un abbraccio, a domani, ciao, state qua su Radio 1909, ciao ciao.